Ciao, sono Maurizio e ben ritrovati. Oggi andremo a parlare delle tipologie di caffè, per cui parleremo di caffè in grani e caffè macinato. Partiamo dal macinato, che è più semplice. Perché è più semplice? Perché ormai le cose qui sono già state fatte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in base a come andrete a estrarlo. Estrarlo cosa vuol dire? Semplicemente se usate la moca, se usate la macchina per il caffè americano, se usate il monoporzionato, per cui cialda o capsula, dovete solo scegliere il prodotto e andarlo a preparare. Invece nel caffè in grani assolutamente è indispensabile la vostra partecipazione. Noi torrefattori diciamo sempre che quando proponiamo il caffè in grani è solo il 50% del nostro operato. L'altro 50% spetta a voi, perché semplicemente il grado di macinatura, il tipo di erogazione e quant'altro è determinante per il risultato finale. L'erogazione perfetta si riconosce in base al grado di macinatura che andiamo a scegliere, che andrete a scegliere, perché è la responsabilità che per forza di cose vi devo dare. Siccome che è una responsabilità molto grossa e importante, dobbiamo andare a definire, e vi aiuto in questo, alcuni passaggi, alcuni dati fondamentali per avere questa erogazione perfetta. Quando si dice e si parla di macinatura, è fondamentale, perché sbagliare la macinatura di un prodotto buono, di un prodotto eccelso, come lo chiamo io, è facile. Noi torrefattori diciamo sempre, noi siamo convinti di dare un buon prodotto e di dare il prodotto con tutte le caratteristiche del caso. Ma mi sbagliate alla macinatura, mi fate un prodotto cattivo. Non dico imbevibile, ma sicuramente non con le caratteristiche che vogliamo. Cosa vuol dire trovare l'erogazione perfetta e la macinatura perfetta? Una dose di caffè per espresso vuol dire che parliamo di 7 grammi. Con 7 grammi devo estrarre 25 cc di prodotto. In quanto tempo? 25 secondi. Per cui per arrivare a questo dato, che se vogliamo lo possiamo anche definire oggettivo, è la macinatura che mi porta a questo. Visivamente come posso accorgermene che ho trovato il giusto equilibrio? Quando erogo dai beccucci mi deve scendere a coda di topo. Allora, qui vediamo le tre tipologie di caffè, come si presentano. Parliamo del caffè americano. Il caffè americano, sappiate, anche se noi stiamo strettamente italiani, è il consumo più alto al mondo, dove tutti riconoscono il caffè. Il caffè nasce in questo sistema. Caffè della moca. Qui abbiamo già fatto la tazzina, ma ricordatevi, nella moca, prima di versarlo nella tazzina, va sempre mescolato il caffè, mai dalla moca direttamente nella tazzina. La moca è sicuramente intrinseco nell'Italia, ma è molto conosciuta questa erogazione anche nel nostro continente, per cui parliamo di Europa. Andiamo sul Made in Italy. L'espresso è strettamente italiano. È una sinfonia di aromi, che non che gli altri non li hanno. Però, guardando già le tazze, vediamo già tre colori diversi. Qui lo vediamo un po' scuro e anche un po' acquoso. Qui lo vediamo già un po' più denso. Però, rispetto a quello dell'espresso, qua c'è la crema, qui non c'è. Come mai? Qua abbiamo la crema e qui non l'abbiamo. Allora, qua abbiamo le pergolazioni, che sono lunghe, vengono definite proprio così. Cioè, parlando di un caffè americano vuol dire 80 grammi per 1,5 litri di acqua. In quanto tempo? Circa 5 minuti. Parliamo della moca classica, la tre tazze, che tanto dappertutto, chi è che non ha in casa una moca da tre tazze? Per cui parliamo di una dose di circa 18 grammi di caffè con quanta acqua? 150 cc. Qua ne abbiamo parlato prima, 7 grammi 25 cc, qui abbiamo una concentrazione molto alta. Però le pergolazioni lente, per cui caffè americano e moca, fanno sì che quel fumo che si crea, che è anche un buon profumo nella casa, fa sì che non mi crea la cremina, cioè questa cremina che nell'espresso c'è mi evapora. Mentre invece nell'espresso perché c'è? La domanda, perché c'è nell'espresso la cremina?
perché la parola stessa ci dice espresso vuol dire velocità di esecuzione, vuol dire una certa temperatura e un certo tempo di erogazione, che fa sì che la crema si crea perché sono i grassi. Ne evaporano nel caso precedente, ma mi rimangono nella tazza. In tutti e tre i casi, però, ricordatevi, mescolare sempre il caffè, anche nell'espresso. Sempre mescolare e poi bere. Vi ho fatto venire voglia di scoprire come si degusta un caffè? Nel prossimo episodio lo andremo a capire. E sono sempre più convinto che al prossimo caffè mi penserete.